Questa è Optimum Warfare, ragazzi, sono Trick, bentornati al canale Costaggi. Siamo qui tornati con un video di Cold War. Più precisamente ci troviamo qui con un'analisi classe di una delle armi migliori e più veloci del gioco. Questa classe si trova adesso in una posizione un po' media e per i più attenti avranno già capito che sto parlando dell'MP5, che in questa analisi classe l'ho resa l'arma più veloce del gioco. Vi permetterà di pushare a una velocità assurda. Niente ragazzi, prima di iniziare col video vi ricordo di lasciare un bel like, un commento e iscrivetevi, mi raccomando, per non perdervi i prossimi caricamenti. Eccoci qua ragazzi, la classe è questa qui. Per la felicità di molti di voi l'arma avrà soltanto 5 accessori, visto che me lo chiedete un sacco di volte perché metti 8 accessori eccetera eccetera, però questa volta, visto che è incentrato su tutta la classe e tutta la classe servirà per rendere ancora migliore l'arma, purtroppo dovremo usare specialità avarizia, che ci permetterà di avere 6 perk. Allora, iniziamo subito dall'MP5, che ha semplicemente una volata con freno di bocca, che ci permetterà di avere più 4 di controllo in culo verticale. Infatti state attenti su console perché il recoil di quest'arma è abbastanza difficile da controllare, però con gli accessori che vi darò dopo vi renderà tutto più semplice. Mi raccomando, quest'arma con gli accessori sarà praticamente come giocare sul ghiaccio, quindi fate attenzione al movimento, magari all'inizio dovrete un attimo prenderci la mano. Il corpo dell'arma ha il puntatore laser SWAT, che ci dà un più 36 di precisione senza mirare, che è molto importante perché dopo vi spiegherò il motivo, e un meno 8 di tempo modalità mirino. Successivamente abbiamo come caricatore quello rapido da 40 colpi, che ci dà soltanto un meno 20 di tempo modalità mirino. Non uso l'ultimo per il semplice motivo che qua abbiamo un meno 25 e i bonus, diciamo che la differenza non si sente tanto, quindi andremo a usare quello rapido da 40 colpi. Perfetto, adesso entriamo nel vivo dell'arma, quello che ci rende l'MP5 molto veloce nel movimento e nello sparo. Quindi l'obiettivo di quest'arma era proprio quello di avere una velocità mirando e anche sparando. Come impugnatura avremo la Serpent, che ci darà più 25 tempo modalità mirino, quindi andremo a compensare i malus di prima, però avremo un meno 10 transizione da scatto a fuoco, non è tanto. Successivamente come calcio avremo quello da combattimento SAS, che ci dà più 5 velocità di movimento sparando, importantissima come vi ho detto prima, e un più 15 di velocità movimento mirando, che è fondamentale per questa classe per pushare bene. Meno 15 soltanto in precisione senza mirare, ma noi non ci importa perché abbiamo il laser. Voi potete anche togliere il laser oppure potete direttamente mettere il calcio rider per avere un meno 30 di precisione senza mirare, che è un bel po', però ovviamente dovrete andare a compensare da altre parti. L'arma la lasciamo così perché adesso andremo a usare dei perk che ci semplificheranno il tutto. Il consiglio che vi do per usare quest'arma ve lo dirò alla fine del video, quindi appena avrò finito di elencarvi tutti i perk eccetera. Come secondaria abbiamo la Diamatti, che sinceramente ho messo perché comunque posso avere un po' di controllo, è raffica da 3, quindi diciamo per finire i nemici ci può stare. Voi usate quello che volete, è veramente indifferente. Il cuore della classe è sotto. Come tattico abbiamo stimolante, utilissimo se siamo danneggiati. Come letale abbiamo la Semtex, che ci può sempre servire, diciamo di fortuna possiamo lanciare l'attaccata anche un muro, magari se siamo in casa e non ci dovremmo preoccupare del fatto che la granata poi rotola, quindi si attacca al muro e basta. E come potenziamento da campo abbiamo il pacchetto d'assalto, che è fondamentale perché ci servirà per andare per killstreak molto alte, quindi potremo arrivare anche alla cannoniera senza problemi. Se volete approfondire questa cosa, ovviamente sul canale potete trovare un video apposta dove vi spiego i pacchetti migliori di killstreak. Ve lo lascerò in descrizione o comunque nella playlist di Cold War, lo trovate sicuramente. Eccoci qua nei perk, che è la parte più importante della classe, dove abbiamo in specialità 1 antischegge e maschera tattica. Antischegge perché se qualcuno ci lancia una nade eccetera non ci darà problemi, se qualcuno si trova con la macchina da guerra diciamo che abbiamo una possibilità in più di vivere, mentre maschera tattica ci serve che in caso ci vogliano bloccare il nostro push possiamo metterci comunque questo perk per evitare appunto rallentamenti di flashbang o stordenti, quindi perfetto. Specialità 2 abbiamo sciacallo e tracciante. Sciacallo perché ovviamente ci servirà ad andare per killstreak alte, quindi sapete che questa classe, come vi ho detto anche già prima, potrete pushare benissimo, ma va benissimo, cioè resiste benissimo anche a partite tipo di dominio, quindi potrete benissimo fare partite ottime con quest'arma. E tracciante ovviamente per seguire un attimo i nemici e capire un po' meglio dove si trovano, perché poi ovviamente noi utilizzeremo spericolato. Stavo dicendo, abbiamo poi spericolato, che sarà importantissimo perché il modo principale per utilizzare quest'arma è proprio quello di andare a sparare
prima di mirare, visto che abbiamo spericolato, abbiamo comunque precisione senza mirare, abbiamo leggermente più lento la velocità mirino, sarà utile andare a sparare per poi andare a mirare. Su PC noi andremo a premere questi due tasti contemporaneamente, altrimenti se siete su console R2 L2 o R1 L2. Cavolo che l'è. Quindi mi raccomando, sfruttate questo perk. Successivamente abbiamo invece Ninja, che ci permette di muoverci più silenziosamente. Quindi quando noi stiamo magari in una certa situazione dove magari ci prendiamo un attimo di pausa, possiamo utilizzare Ninja per muoverci ovviamente più silenziosamente, ovviamente senza correre, e possiamo gestirci diversamente la parte di mappa in cui siamo, magari prendendo anche di soppiatto alcuni nemici. Il consiglio che vi do per usare questa classe, oltre a quelli che vi ho appena detto, è quello appunto di trovarvi sempre nella parte gestita dai nemici, utilizzando al massimo spericolato, tracciante e ninja, importantissimi come vi ho detto per il funzionamento di questa classe. Il fatto che quest'arma sia velocissima vi permetterà di sparare in mira senza problemi, quindi una volta che voi iniziate il fight e premerete entrambi i tasti contemporaneamente, quindi per avere qualche chance in più, sapete che la velocità di movimento non rallenta praticamente, e quando siete in mira avrete una velocità praticamente invariata, quindi usatelo a vostro favore. Niente ragazzi, il video finisce qua, spero vi sia interessato e vi sia stato d'aiuto. Mi raccomando, lasciate un bel like e un commento qua sotto, condividete con i vostri amici e se volete iscrivetevi per non perdervi i prossimi caricamenti. In descrizione trovate anche il mio gruppo Telegram e server Discord, dove potete entrare per farci qualche partita insieme se volete, oppure anche per trovare altre persone che giocano a Cold War, Warzone o Modern Warfare. Niente ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Bella rega!